Aperti i giochi, passata la sbornia della cerimonia, è un nuovo giorno per Rio. C'è sempre qualcuno che si ferma a suonare quando finisce una festa, ma anche quando comincia un nuovo giorno. Così abbiamo deciso di scoprire chi sono questi musicisti di strada che allietano le nostre giornate. L'autobus a Rio de Janeiro è un mezzo interessante. Vado a Rio Comprido, tutta la favela di Turano, che è una delle più pericolose della città. Partecipo a un progetto musicale chiamato il Son da Comunidade, che è stato creato da mio professore Luis. Su un muro crivellato di colpi una scritta. Educação. Investimento, direi di sì. Quella che avete scorto lassù era Turano, una delle favole più problematiche della città. E questi bambini arrivano proprio da lì e questo progetto fa in modo che non stiano in strada e che imparino soprattutto a suonare uno strumento, a stare insieme. Simone quindi si occupa anche di questo. A lavorare. I suoi cavalli di battaglia, canzoni di Sergio Endrigo, qui amatissimo. E i luoghi? Autobus, metro, piccoli ristoranti. Da Arcoverde a Botafogo non suoniamo, c'è troppo rumore nel tunnel. E a Botafogo stesso dentro la stazione è off limits, non si può. Da Botafogo in poi iniziamo fuoco fino al Largo do Masciale. Se ne incontrano tantissimi di musicisti in metro da tutto il mondo. Qualunque brasiliano col suo samba non morirà mai di fame, qualunque giamaicano col suo reggae non morirà mai di fame, qualunque italiano col suo bel canto, idem. Attenzione, porta si fece.